Come alcuni di voi sanno, io vivo in Germania. Vabbè, per molti Berlino non è Germania, a livello organizzativo lascia un po' a desiderare, però comunque è la capitale, siamo tutti d'accordo, spero, che io vivo in Germania. Per tutti quelli che portano su un palmo di mano l'efficienza tedesca, io vi voglio raccontare di quella volta che per farmi un prelievo dal dottore, non un'operazione chirurgica, un prelievo, mi ci sono volute tre persone, non una, non due, ma tre e quattro buchi. Diciamo che non ero molto felice. Partiamo dal fatto che io, essendo molto esile, soprattutto quando mi alleno, si vedono le vene, no? Vedete? Questa striscia blu non è un tatuaggio, è la vena. Siccome non sono neanche di primo pelo, io ho il braccio preferito, che è il sinistro, e la vena, che è questa di qua, con la quale vai a colpo sicuro. Vado dal dottore, l'infermiere prende l'ago, me lo infila nella vena e non esce il sangue. Come non esce il sangue? Che sono un vampiro? Non lo vedi che sono vivo? Non so, vogliamo fare una battuta di caccia? Ci deve essere, cerca, trova, ingegnati, no? Si convince che la vena non funziona, come se fosse il radiatore guasto della macchina, tira fuori l'ago e mi fa un altro buco in un'altra vena, e già sta cosa mi fa incazzare. Zack, non trova la vena. Allora chiama la dottoressa, dici la dottoressa è laureata, ha una competenza in più, saprà aiutare meglio. La dottoressa cambia il braccio e mi va sul destro e là mi incazzo ancora di più. Anche lei infila l'ago, servitevi pure. Non solo non esce il sangue, ma mi si inizia a gonfiare la vena del braccio. Potete immaginarvi il dolore, ma io impassibile come un tedesco. Anche perché mentre cercavano il sangue ho avuto tempo per ambientarmi. La dottoressa chiama in soccorso un secondo infermiere. Siamo a tre persone e mi hanno già fatto tre buchi. Arriva l'infermiere, nel frattempo così, con il braccio ancora gonfio, e ve lo giuro, con mano tremante, la mano mi faceva così. Mi fa il quarto buco con la mano così e mi azzecca la vena. Cioè, la persona che mi ha azzeccato la vena per farmi uscire il sangue, finalmente, aveva la mano col Parkinson. Io ovviamente ero fra l'incazzato e lo scioccato. Perché dicevo, ma dove cavolo sono finito? In Trainspotting, questo non è uno studio medico, una praxis come li chiamano. Dite voi, l'avresti dovuti denunciare? Sì, avete ragione, li avrei dovuti denunciare. Il problema è che non avevo proprio il sangue e la forza in corpo per farlo. Poi comunque ovviamente io ho cambiato medico, come minimo. Tempo dopo, osservando l'infermiere che mi ha fatto il prelievo successivo, ho notato che, perché ero rimasto traumatizzato giustamente, quindi stavo con gli occhi così, bastava cambiare l'angolazione del lago all'interno dello stesso buco per far uscire il sangue. Chi glielo va a spiegare agli infermieri di prima?